Andiamo ad attaccare sto stronzetto. 12 lunghi giorni ci attendono. Boom. Alla braccia lo voglio vedere quello schifo. Boom. Complimenti. Sai, coglione. È proprio chiaro. Per un progetto segreto che poi vedrete, non mi preoccupare. Eccellente. Perché no? Crash. Se devo creare tanti clan, com'è che li chiamiamo? Dentro al cavallo di Troia a sgozzare la gente. Sì, qua è Stephanie e bentornati in questo nuovo episodio della serie di Clash of Clans. Ancora una volta grazie mille per il supporto dell'ultimo video, oltre 38.000 mi piace. Nonostante io avessi fatto un fail allucinante con le mongolfiere che erano state divorate da un unico drago. Sono passati vari giorni, ci sono stati degli aggiornamenti di Clash of Clans, ci sono stati vari progressi all'interno del villaggio e ci sono anche cose molto importanti che devo dirvi a livello di clan. Eh sì, lo so, ha creato scalpore sta cosa del clan, ho visto che il video era giunto anche tantissimi non mi piace perché molti purtroppo non riescono ad entrare e ovviamente mi dispiace di questo, ragazzi, perché cioè sarebbe impossibile far entrare oltre 2000 persone, però evidentemente non è chiaro, quindi oggi ne parleremo. Mi raccomando, continuate a sostenere la serie con un bel pollicione in su e buona visione. Eccoci qua, ragazzi. Allora, in primis direi di chiarire un paio di cose. Potranno testimoniare tutti coloro che sono all'interno del clan che io non è che riesco a starci tanto dietro, visto che siamo sempre in viaggio fra Milano, Firenze, viaggi fuori dall'Italia. Faccio il possibile e so che spesso non è neanche abbastanza, perché comunque devo stare dietro anche a tutti i video. Ho letto un milione di commenti da parte vostra che mi incitavano a creare delle accademie. Allora, se ho capito bene, l'accademia dovrebbe essere una nuova serie di clan che andrebbe ad ospitare tantissimi di voi. Questo però significa che in poche parole io dovrei fare la rotazione fra queste varie accademie per stare un pochino con tutti, ma questo non mi permetterebbe ovviamente di stare dietro alle war e tutte queste cose. Per me si può anche fare, però dovete spiegarmi bene voi come gestirla questa cosa. Come faccio a creare tantissimi clan e poi uscire e poi rientrare in questi clan? Vi vengo volentieri incontro, però ragazzi fatemi vedere che comunque mi sostenete, perché se mi lasciate 2000 non mi piace solo perché non siete riusciti a entrare nel clan, mi sembra una cosa un po' fuori di testa. A prescindere da questo, sono successe tantissime cose. C'è stato un aggiornamento, è apparsa la tesoreria. La tesoreria è qui nel castello del clan, in poche parole racchiude tutto il bottino che c'è tra guerra del clan, bonus stella, e si può raccogliere ogni volta che appunto è finita una guerra. Se ti attaccano il villaggio e perdi, oppure se vinci non mi ricordo, ti danno questo bottino qua che adesso andiamo a raccogliere, un carretto di risorse. Dovrebbe essere una sorta di ricompensa per essere sopravvissuto alla battaglia, un po' di risorse in più che avevi perso. Oh, avete visto quanti otto c'erano? C'è scritto nelle istruzioni che se non lo raccogli immediatamente, se poi ti riattaccano e ti difendi per bene, non te le danno quelle risorse. Tutti i costruttori sono finalmente liberi. Ha finito anche la ricerca dei nostri carissimi domatori. Guardate un po', siamo a 39.400 elisir nero, il che significa che con 600 elisir nero possiamo metterli a potenziare al livello 4, ed è proprio quello che ho intenzione di fare oggi. Prima però siamo in war, una war che comunque non sta andando alla grande, stiamo perdendo, però ho chiesto di rimettermi in war perché questa settimana avevo un po' più tempo per giocare. Io sono stato tristellato, ovviamente mi hanno sfondato il culo, dovrò attaccare probabilmente o l'8 che è Q2I oppure l'11 che è Baby. Il villaggio dell'11 ho notato che ha le mura maxate, vabbè chi se ne frega perché c'è il municipio di livello 7, però c'è una difesa aerea a livello 1, una a livello 1 e 2 a livello 5. Questo significa che se faccio 3 pozioni del fulmine, faccio saltare una difesa a livello 5 e butto tutte le altre qua sopra, tutti i draghi qua sopra, dobbiamo fare 3 stelle a questo villaggio. Noto con piacere che tra 20 secondi torna anche il re, quindi vi spiego queste stelle che sono apparse magicamente sul pulsante attacco. In poche parole, ogni volta che noi faremo delle stelle verranno aggiunte in questo bonus stella. Se vinciamo 5 stelle nella battaglia multigiocatore, verrà ricompensato il giocatore con il seguente bottino stella, che verrà buttato nella tesoreria che abbiamo visto prima. Quindi questa è una figata assurda. Qui più giocate, più farmate. Intanto ringrazio Acab per avermi inviato il drago di livello 3. I miei dovrebbero essere, se non sbaglio, di livello 2. Scherzavo, sono di livello 3 anche i miei, non lo sapevo. Arrivano anche degli arcieri a supporto, molto buono. Ho notato che se volessi per caso upgradare i nostri carissimi golem, questi qua che abbiamo appena sbloccato e che sono in produzione nella caserma, ci servirebbero 60.000 elisir nero. Però io non posso contenere 60 elisir nero, quindi ho pensato, faccio sicuramente l'upgrade del deposito, così che la prossima volta riesco ad accumularne abbastanza per portare avanti anche i golem. Annullo questi due golem che ho in produzione
così supero le 40.000 risorse, posso mettere in produzione i domatori a livello 4. 12 lunghi giorni ci attendono. Boom! Ho finito tutto l'elisir. E poi investiamo un po' del nostro oro, che tra l'altro ho già utilizzato in questa settimana per portare avanti un po' di mura. Ora non ce la facciamo ad arrivare sicuramente con questo oro a tutte le mura viola, penso proprio di no, perché 200.000 luna. Quindi per adesso aspettiamo e utilizziamolo, non lo so, per potenziare qualche struttura. Per esempio, noi abbiamo una Tesla di livello 3 e una Tesla di livello 1. Questa di livello 1 sarebbe bene portarla un pochino più avanti. Quindi io questo 1.250.000 ce lo investo molto volentieri. Una cosa che è veramente indietro sono i cannoni, che sono tutti a livello 8. Quindi volendo posso mettere a potenziare 3 cannoni, perché ho 3 costruttori liberi, e con 2 milioni e 400 mila risorse potenziarmi questa gran fetta di difesa. L'altro milione di risorse dovrei spenderlo. Ed è per questo che potenziamo 5 mura. 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Facciamo uno qua, uno qua. E dobbiamo mettere anche quest'uno sotto. 3 cannoni in upgrade, tutte le risorse spese, ci sarà da aspettare un 3 giorni per i cannoni, quindi poi potremo di nuovo fare qualcosina. Le pozioni sono pronte, il villaggio da attaccare è sempre questo qua, l'11. Io ragazzi penso di farcela stavolta le 3 stelle, da una vita che non faccio 3 stelle in war e avrei molta voglia di farlo adesso, grazie. Ci proviamo, dai, abbiamo anche una veleno, perché sicuramente avrà qualcosa del clan. Proviamo a tirarglielo fuori con gli arcieri, cioè butto prima le mie truppe del clan e poi proviamo con il nostro esercito, dai. Andiamo ad attaccare sto stronzetto. 3 fulmini lì sulla difesa aerea che pom pom pom. Hai una bella schioppata. Ha preso moltissimo danno la difesa dell'arciere, quindi buona come cosa. Qua gli arcieri con il drago. Bene, andiamo di draghi sopra, ragazzi. Draghi sopra, su 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 su. Questo drago da dove è apparso? Non c'era, ragazzi, non c'era il drago, lo giuro. Devo buttare la veleno in un punto prezioso, dove penso che il drago possa fermarsi. Bravo, fermati là sulla mia veleno e muori. Butta giù quella difesa aerea, drago, ti prego. Non ci credo, la difesa aerea ancora in piedi. Mi sembra assurdo, ok, è caduta. Il drago è morto dalla veleno, siamo ancora vivi. Faccio partire la furia del re. Ragazzi, lo tristelliamo, me lo sento. Infilzano con gli spiedini e voi draghi, piazza pulita. Vedete perché secondo me il vola no non è così forte. Cioè, le spinge più avanti e poi cosa fai? Magari gli fai perdere il target, può darsi, però è molto inutile, quindi preferisco potenziare altro prima. Vediamo quanto dura la casetta del costruttore in passo ai draghi, 5, 4, 3, 2, 1, boom! 3 stelle, ragazzi, andiamo! Quasi quasi faccio 6 stelle, cioè io butterei giù anche questo, è il 15esimo. Lo dico perché più che altro mancano 5 ore alla fine della battaglia e alcuni del nostro clan sono un po' inattivi. Beh, partiamo dal presupposto che dovrò necessariamente gemmare l'esercito perché non ho niente in produzione. Se attacchiamo il 15, che è veramente scaciotto, piazziamo 10 draghi contati e vedete che fa una brutta fine. Ma sì, ragazzi, sai cosa vi dico? Gemme ben spese per il clan, spacchiamo tutto. Mentre aspettiamo vi leggo anche gli aggiornamenti nuovi, perché erano pure altri. Allora, l'artiglieria aquila, ovvero quella che si sblocca a TH11, infligge danni tripli a golem e golemiti. La seconda difesa aerea si sblocca a livello 6 del municipio e la terza a livello 7. Che culo abbiamo avuto, quindi, in poche parole. Voglio fare uno di quegli attacchi della rabbia, uno di quegli attacchi dove ti sfoghi completamente di tutte le precedenti sconfitte. Andiamo a tirarlo giù, ragazzi, dai, sono carico. So che non c'ha un cazzo questo, però dovevo prendere la col peggiore, no? Se io metto le truppe del clan qui, oh, esce subito il drago stavolta. Dagliene di veleno. Doppia veleno sul drago. E ora chi è che muore, eh? Busta di merda. No, giganti no, tenetelo lì. Giganti, cosa state facendo? No! Io non ci posso credere, non ci posso credere, maledetti giganti. E adesso chi cavolo l'ammazza sto drago? Allora, fallo attirare qua. Vai di draghetti intorno, vai, dategli fuoco. Alla braccia lo voglio vedere, quello schifo. Boom! E a sto punto incrociamo le dita, perché sono dal lato opposto della difesa aerea dove dovevo buttarli, perché ho fatto un errore di calcolo. Non vi dividete, vi prego. Mi dà una brutta sensazione questa cosa, che si stanno dividendo. Allora, intanto andate sulla prima difesa aerea, quella piccolina a livello 1, che piano piano ti sta spaccando il culo. Dai che la fai saltare in aria. Poi adesso direi di puntare su quell'altra, no? Quella lì brutta che ci sta uccidendo. Bravi, la torre dell'arciere salta, il municipio salta, no? Vero? 2 stelle assicurate. Bravo, 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 bravo. Sì! Se ne infischiano completamente della difesa aerea. Bravi, complimenti. Coglioni, io c'ho i draghi più coglioni di sempre. Bruciala, ti prego, non morire, non morire, non morire, non morire, non morire, è morto. Io rimango senza parole. Ora, se te, stupido drago, non ti giri sulla difesa aerea, sei un coglione. Sei un coglione. Dai, è proprio chiaro. Ma sì, ma dai, ma spacchiamo il deposito, no? Ma chi caspita se ne frega della Tesla che ci sta frantumando i coglioni? Non ci posso credere che non faccio 3 stelle per colpa dei miei draghi che sono rincoglioniti. La difesa aerea sarà l'ultima cosa che buttano giù. È paradossale questa cosa, vi rendete conto? Oh, finalmente un drago si è degnato
di andare a spaccare quella merda? Non ci morire, vero? 6 stelle, vaffanculo tutto! Butta il fuoco su quei laboratori, vai così 3 stelle! Fanculo le difese aeree, bam bam, 6 stelle assicurate. Adesso che ci siamo leggermente calmati, andiamo a fare un attacco normale online. Dovrò gemmare l'esercito di nuovo perché purtroppo, ragazzi, non ho tempo di registrare. Devo scappare di nuovo a Milano per un progetto segreto che poi vedrete, non vi preoccupate. Noi adesso abbiamo un po' carenza di nero perché l'abbiamo investito tutto, quindi servirebbe un villaggio tipo questo con un bel po' di nero ma un po' meno difeso, perché le mura sono a livello basso però i cannoni a livello alto. Eccellente, perché no? Crasha. Piuttosto, stavo ripensando alla cosa dell'accademia. Se devo creare tanti clan, com'è che li chiamiamo? Dovete consigliarmelo voi nei commenti, perché saprete anche che ci saranno tanti fake di conseguenza, tante persone che si spacceranno per i clan. Se deve andare avanti male questa cosa, non dobbiamo viverla tranquillamente, chiudo i battenti, ma non sto scherzando, sono serio. Deve essere una cosa piacevole, dobbiamo divertirci, non sto qui a sclerare. Ho notato solamente ora che avevo l'inquadratura messa un po' in modo strano, però così voi vedete tutte le barre di BlueStacks. Oh, fatemi sapere qual è l'inquadratura che preferite. Questa è un pochino meno zoomata, con più sfocato ai lati, se non sbaglio. Ah, bello, siamo pure stati retrocessi. 1700 nero. Cazzo, questi se mi attirano. Vedo però che il deposito è completamente vuoto, quindi dove caspita li hai nascosti? Qua c'è il municipio. Buttiamo giù il municipio e prendiamoci un po' di risorse gratis. E una volta preso quello, proviamo a prendere tatticamente un po' di elisir nero con gli arcieri. Beh, dai, abbiamo preso un bel po' di nero a gratis, senza far nulla. Anche qua sopra. No, non andate in culo, ti prego. Vabbè, 600 nero è meglio di nulla. La stella che abbiamo appena guadagnato, vedete ragazzi, è stata messa proprio qua. Se arriviamo a 5, boom, andiamo nella tesoreria e riscuotiamo il bottino, cioè questo qua. Ricordatevi che anche quello del clan viene messo qui, nella tesoreria. Quindi nel nostro caso trovare qualche municipio fuori è una cosa positiva, perché facciamo bonus per poi guadagnare il bottino finale. E infatti siamo a 2 stelle. Ora, se facessimo un 3 stelle tutto insieme sarebbe una figata assurda. Questo villaggio secondo me lo possiamo tristellare, non c'è un cazzo di risorse, però lo tristelliamo. No, la bomba gigante! Mannaggia a voi, ogni volta che mi dovete molestare i giganti io ci vado di questi, boom. Spero di non aver fatto un fail, ragazzi, sono sincero. Ma quale fail è fail? Portiamo via tutto, dentro al cavallo di Troia a sgozzare la gente. E voilà, 3 stelle, almeno posso farvi vedere come funziona la tesoreria. Riscuotiamo il bottino, sì sì, tutti i soldi, grazie. Bonus stella ricevuto, 100.000 e 100.000. Andiamo alla tesoreria, e certo voglio trasferire i soldi, dammeli, vai. Quindi ragazzi, per questo episodio di Clash of Clans è tutto, per questo nuovo aggiornamento. Io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, mi raccomando, la cosa dell'accademia. Cercate di evitare di mettere non mi piace solo perché non siete dentro al clan, perché è una cosa senza senso. Se vi è piaciuto, poi ci sono, se vi è piaciuto, 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 se vi è piaciu